Buon pomeriggio, abbiamo con noi oggi Valerio Di Fonso, ideatore qui in Molise di una pregevole iniziativa di agricoltura alternativa e sperimentale, da lui denominata Roverella, esperimento che sta portando avanti a Petrella Tifernina. Allora, Valerio è conosciuto ai più come Valerio Green per la sua passione per la natura. Spiegaci velocemente cos'è Roverella. Dunque, la Roverella è un tentativo di portare a conoscenza alcune nuove pratiche che si possono adottare in campagna per generare sistemi umani sostenibili, insediamenti umani sostenibili. Che cosa vuol dire? Vuol dire che si tiene conto di quanta energia serve per mandare avanti una struttura, che può essere una casa o può essere un insieme di case, un villaggio, un paese, una città. Quindi si fa uno studio energetico per cercare di capire se ci sono occasioni per intercettare energia in dispersione. E la Roverella fa questo, quindi è una scuola che cerca di trovare questi punti in cui ci sono queste dispersioni, come fossero degli spifferi e delle finestre. Lì in inverno esce fuori il calore, per cui se si crea un tampone c'è la possibilità di trattenere questa energia. E quindi è un sistema di pensiero che può essere in qualche modo adattato a diverse fattispecie, anche qualora si volesse creare nuove occasioni imprenditoriali. E qui c'è un esempio di questo, perché è un prodotto ad alto valore aggiunto, perché già di per sé è un prodotto di pregio, perché sono dei prodotti, è una frutta selvatica, sono delle more che però vanno consumate fresche. La disidratazione è un processo attraverso il quale l'uomo può conservare del cibo, per cui trattiene questa energia e in qualche modo la riesce ad immagazzinare nello spazio. Una volta tu mi parlavi di una doccia in serra. Sì. Che tipo di concetto è questo? La doccia è un esempio di sistema integrato a ciclo chiuso, perché quando noi ci facciamo la doccia, se usiamo l'acqua calda, rilasciamo vapore acqueo nel bagno. Il vapore acqueo caldo è lo stesso che serve nella serra, per cui se noi ipoteticamente ci facessimo la doccia nella serra, potremmo rilasciare questo vapore acqueo all'interno della serra. Ovviamente sembra un'opzione bizzarra, per cui diciamo e chi la mette in pratica è un tipo abbastanza eclettico e quindi in questo tipo di mentalità tutto questo risulta normale, ma alla stragrande maggioranza delle persone questo esempio, diciamo, che può servire soltanto come esempio, anche se non lo metteranno forse mai in pratica. Non è il caso però della spirale, della, diciamo, l'orto piramidale a spirale? Sì. Le forme diciamo che cercano di riportare l'estetica alla progettazione, e questo è anche molto importante. La forma e l'estetica non è un dettaglio, è parte integrante stessa del sistema. La natura non fa il fiore bello soltanto perché vuole fare il fiore bello, lo fa anche perché a quella bellezza corrisponde una efficienza, rispettando determinate forme che al nostro occhio risultano armoniche e equilibrate. Però quando cali l'acqua da una spirale, l'acqua tende a scendere giù. Quindi, da quello che ho potuto capire, in alto ci sarebbero le piante che vorrebbero meno acqua, in basso sì. Invece dove si... Quella è una spirale per le erbe aromatiche. Sì, viene posizionata in alto la pianta che richiede meno acqua,
una pianta arido resistente, si dice. Potrebbe essere l'origano, potrebbe essere un timo. E mano a mano si scende e si arriva fino al crescione d'acqua, che cresce all'interno di una piccola pozza d'acqua, all'interno della quale l'acqua va tutto il giro della spirale fino ad arrivare giù. È anch'esso un sistema di progettazione integrato, permanente e autoperpetuante. Significa che va creato una volta sola e poi è in grado di rigenerarsi da solo e continuare a prosperare senza ogni volta un ingresso e una manutenzione continua. E quindi stiamo parlando di permacultura in questo momento? Sì, la permacultura è un sistema di progettazione di questo tipo, che utilizza il pensiero sistemico applicato alla creazione di sistemi umani sostenibili. Ci sono diverse correnti di pensiero, anche diversi modi per intendere questo tipo di metodo. C'è chi la chiama anche agroecologia, forse applicato al discorso agricolo è molto più opportuno parlare in questo modo, perché si cerca in qualche modo di rendere più ecologica l'agricoltura, perché sappiamo che consuma il 70% delle risorse idriche, sappiamo che utilizza nitrati, sappiamo che utilizza diserbanti. Ecologico non è sinonimo di biologico? Potrebbe esserlo. In questi ultimi giorni sentivo che parte dell'agricoltura biologica usa delle sostanze, non so come chiamarli, diserbanti, forse molto dannosi per la natura e anche per il frutto stesso, per avere quel tipo di risultato, diciamo. Nel regime biologico certificato c'è la possibilità di ricorrere a determinati prodotti che utilizzano derivati naturali, antiparassitari naturali e via di seguito. Sono molto meno invasive, molto meno potenti rispetto a quelli sintetici che offre l'industria per l'agricoltura convenzionale. Però il biologico stesso rimane all'interno di un mondo che vede l'agricoltura come monocoltura, e cioè in un campo si fanno i cereali, in un altro si fanno i legumi, in un altro si fa la frutta, mentre in una previsione in cui con molta probabilità non ci sarà tutta questa abbondanza di energia fossile in futuro, bisogna generare dei sistemi in cui all'interno della stessa superficie si cerca di tornare ad una multiproduzione, quindi si cerca di aumentare la biodiversità, la presenza di diverse piante. Tutto questo produce dei sistemi molto più sani. Il problema nasce nel momento in cui si vuole certificare questo. Ecco perché la permacultura non è un metodo di dietro non c'è nessuna certificazione, perché non può essere messa all'interno di regolamenti. Essendo così complessa, non è possibile creare un sistema snello per certificare se quello è un prodotto fatto in agricoltura, in questo tipo di agricoltura, oppure no. Probabilmente sul discorso dell'agroecologia, secondo te sarebbe un cammino che dovremmo costruirci da singoli, diciamo, che ogni persona dovrebbe prendere in considerazione quello della permacultura, pure per non arrivare poi ai grossi mercati. Ad esempio, cosa ne pensi pure dei prodotti a chilometri zero, dei gas, dei gruppi acquisto terreni? È opportuno citare, sempre riguardo al discorso della permacultura, citare sia le persone che hanno coniato questo neologismo, che viene dal mondo anglosassone e significa coltura permanente o cultura permanente,
In inglese è un unico termine per definire la cultura e la cultura, ed è culture. Quindi cultura permanente e cultura permanente si intende generare proprio questo. Da una parte, dalla parte che riguarda la cultura, si generano sistemi permanenti e autoperpetuanti. Per quanto riguarda la cultura, invece, si cerca in qualche modo di trasferire alle generazioni future tutte le competenze che noi abbiamo acquisito, che non sono delle competenze ultime, però possono dare un'idea molto più approfondita alle future generazioni che si approcceranno. Quindi c'è il futuro e c'è il passato nella permacultura, cioè conservare dei sistemi che purtroppo stiamo per perdere, e con l'aggiunta di una svolta tecnologica, tra virgolette. È in grado di generare, di rinverdire il deserto, la permacultura, per cui si sono avuti dei grossi risultati in diversi deserti in Africa, dove si parte con delle piante pioniere arido resistenti, come dicevamo prima, che sono in grado di resistere e cominciare a generare vita laddove la vita si è persa, in un deserto per esempio. Quindi le capacità applicative sono tante. Portarla nel Molise diventa interessante perché è la regione più rurale d'Italia, e questo significa che c'è già di base una certa predisposizione a fare determinate cose. Come si dice, se il buongiorno si vede dal mattino, io penso che sia il caso di cercare di tutelare il più possibile il patrimonio selvatico che abbiamo e anche la qualità dei nostri campi, che si sono salvati da una certa agricoltura comunque convenzionale ma molto intensiva. Il Molise si è buttato nell'agricoltura convenzionale, però il suo territorio marginale, soprattutto per quello che riguarda l'Alto Molise, si trova in condizioni in cui non conviene fare degli investimenti grossi su un certo tipo di seme che può essere brevettato, oppure determinati concimi o determinati diserbanti, proprio per spingere la produzione ai livelli massimi a cui è giunta l'agricoltura convenzionale mondiale. Non ci sono le condizioni per farlo nell'Alto Molise. Nel Basso Molise sì, e se uno nota la differenza di paesaggio è molto evidente. Mentre si va verso il Basso Molise ci sono pochissimi alberi, laddove era un unico grande bosco, come tutta l'Europa d'altronde. Mentre più si entra nell'entroterra e più c'è una situazione di selvatico imponente nella nostra regione. Quindi questi sistemi integrati che vengono generati in permacultura debbono entrare, si debbono integrare nel selvatico. Quindi va bene anche ricorrere alla tecnologia, però dobbiamo ridare un po' di spazio alla natura. Un bel po' di spazio, no? Abbiamo invaso troppo. Abbiamo invaso. Ascolta, troppo. Cosa ne pensi invece degli OGM? Purtroppo il progresso scientifico non può essere fermato per ideologia. E anche se qualcuno ci prova, i risultati non si ottengono, perché comunque c'è un altro team di ricerca che continua a fare quella ricerca da un'altra parte. Bisogna tenere ben presente quali sono gli obiettivi, perché se noi consideriamo che il 50% di quello che produciamo attualmente nel mondo occidentale lo buttiamo, questo vuol dire che non abbiamo bisogno di spingere e produrre ancora di più, se non siamo in grado di salvare questo 50% che si perde, perché purtroppo il cibo, purtroppo o per fortuna, è un alimento che va consumato fresco e comunque non può mantenere a lungo. Questa dispersione di energia, questa perdita, deriva dal fatto che le logiche imprenditoriali non sono applicabili all'agricoltura, oppure sono applicabili ma solo in parte.
per cui questo mondo resta al di fuori delle teorie economiche e non si può fare un affidamento totale, perché non sappiamo che la natura come ce le manda le cose. Per cui è proprio questo, a questo risponde la permacultura, perché se si punta su un unico raccolto c'è il rischio che su quel raccolto ci siano delle perdenze in un anno. Per cui se c'è un multiraccolto, se uno va male un altro può andare bene, quindi le probabilità di successo aumentano. Ma a livello industriale questo è vero o soltanto in piccolo può avere risultati buoni la permacultura? Industriale, scusami, io intendo a livello di grandezza anche di fare queste sinergie, però in grossi campi, in grossi appezzamenti di terra. Cerca di ridistribuire la ricchezza anziché accentrarla, per cui è un sistema in cui quello che conta è acquisire il know-how per poterlo fare, e poi dopodiché diventa tutto più semplice ed è applicabile nella vita di tutti i giorni dalla persona che lo mette in atto. Ascolta, cosa ti ha spinto a percorrere questo cammino? Non è stata una vera e propria scelta, perché mi trovo ad essere unico erede di 7 generazioni di contadini, gli ultimi che io ho conosciuto. Per cui, avendo avuto testimonianza di queste persone, era necessario, in un qualche modo ho sentito la necessità di salvaguardare questo patrimonio culturale e renderlo disponibile in chiave moderna. Per cui il discorso della permacultura e l'agroecologia non sono altro che interpretazioni moderne di quello che pensavano i nostri antichi. Alcuni maestri che mi hanno aiutato sono ancora vivi, come i miei nonni, le mie nonne, e quindi questo è possibile, questo rende per me possibile fare avere un approccio integrato tra la loro visione della campagna e tutto quello che è venuto grazie a questo mondo che lavora attorno all'ecologia, che non si ferma quasi mai e che produce continuamente cose molto più interessanti, da cui viene anche la permacultura. Ascolta, perché il modello che proponi è molto interessante, e passano anche a visitarti da fuori persone interessate, hai un sito internet? Sì, c'è un blog di riferimento che è roverella.net, e arrivano persone intenzionate ad acquisire questo tipo di formazione, ma il progetto è ancora a livello embrionale, per cui non c'è ancora la possibilità di poter ospitare le persone per lunghi periodi di tempo. Quello che invece dovrebbe essere, perché per poter fare questo tipo di formazione è importante vivere e imparare sul posto. Non si tratta tanto di teorie astratte, quindi un'aula di una università ha dei limiti in questo senso. Il giovane studente, ma di qualsiasi età, che è intenzionato ad acquisire questo tipo di formazione deve dedicare un bel po' di tempo e lo deve proprio assimilare nella vita di tutti i giorni, questo tipo di modo di ragionare, insomma. E se non abbiamo altre cose da dirci, possiamo salutarci. Ok. Grazie mille. Grazie a voi.